can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out now, way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit, I'm a fiend. Bella a tutti ragazzi, qui è Teddy e benvenuti all'inizio dell'associazione su Inbiedo K11 Just Like the Good Old Times, come ai cari vecchi tempi quando iniziai YouTube. Allora, non iniziai con Inbiedo K11, iniziai con Inbiedo K13, però come vi ho detto in una storia su Instagram, questa associazione questa associazione è fatta proprio come ai vecchi tempi. E cavolo, il Crotalo. Sapete che il Crotalo, LaMarcus Aldridge, è stato uno dei miei giocatori preferiti di sempre. E vederlo ritirare nella maniera in cui si è ritirato di botto, per un problema cardiaco, neanche per decisione spontanea, ha fatto male. Mi ha fatto molto male. E quindi mi sembra giusto onorarlo con un anello che non ha mai vinto sul campo in carriera e onorarlo al massimo della sua forma, al massimo del suo splendore. E quindi Portland, NBA 2K11, here we go. Allora, nel 2011, nel 2010, 2011, 2012, che squadra era Portland? Beh, Portland era una squadra che qualche anno prima aveva passato Kevin Durant per scegliere Greg Oden alla numero 1 al draft, il draft del 2007. E voglio spezzare una lancia in favore di Portland, perché tutti avrebbero preso Greg Oden alla 1, ok? Greg Oden era un mostro, era una bestia, un giocatore fortissimo, un centro dominante, un fisico spaventoso, grosso, con dei bei movimenti in post basso, che era il lungo del 2007 sostanzialmente. Non era il lungo odierno, era ancora un lungo, il centrone, no? C'erano ancora questa figura mitologica del centrone, adesso oramai scomparsa. E quindi sì, certo, poi vedendo come è andata a finire, se avessero scelto Durant, chissà. Però la scelta in quel draft era Greg Oden, assolutamente. E una squadra che aveva dei Nicholas Batum, giovane, Wesley Matthews, giovane, c'era Patty Mills, che poi è finito a San Antonio, appunto perché diventando free agent voleva soldi che Portland non poteva dare, perché aveva pagato Brandon Roy, che anche qua andiamo nel tasto dolente per quanto riguarda Portland, perché Brandon Roy si è dovuto ritirare giovanissimo per costanti infortuni anche lui, un grande peccato anche per Brandon Roy, un giocatore formidabile, una guardia tiratrice con tantissimi punti nelle mani, ma posso dire che Brandon Roy avrebbe giocato facilmente nella Lega di oggi come playmaker. Oggi in NBA Brandon Roy sarebbe stato un playmaker facile, aveva la visione di gioco, aveva il ball handling, aveva lo scoring necessario per poter giocare playmaker tranquillamente in questa NBA senza alcun tipo di problema. Grande giocatore, però anche lui sempre infortunato, ogni anno saltava tutta la stagione per un qualche tipo di infortunio, e alla fine anche lui la sua carriera si è spenta come quella di Oden ancora prima di iniziare. Perché va bene, sì, Brandon Roy ha avuto dei picchi, ha avuto dei sussulti, ma purtroppo troppo isolati per poter, diciamo, ricordarci Brandon Roy come un giocatore importante degli ultimi 10 anni, ma poteva tranquillamente esserlo a mani bassissime. Nel frattempo avete visto gli scambi, avete visto l'esperienza David West direttamente da New Orleans, avete visto Wilson Chandler, e anche qua, certo, pensandoli ad oggi, chiaramente è un conto, ma voi dovete tornare al 2011, e Wilson Chandler all'epoca era considerato un free and D di grandissima aspettativa, perché era atletico, sapeva tirare da tre, difendeva bene,
E quindi New York ci puntava forte su Wilson Chandler e in generale il suo valore era comunque altino. Poi ovviamente il tempo ci ha dimostrato che non è andata propriamente come le aspettative insomma si ponevano, però all'epoca era un grande prospetto. E tutti questi giocatori erano grandi prospetti. Lo stesso Kyle Lowry, che uscì un po' così. Lui faceva il playmaker di riserva a Houston durante l'era di Aaron Brooks come play. Poi Aaron Brooks è stato scambiato ed è emerso Lowry. Lowry è emerso, ha migliorato e poi è finito a Toronto, dove appunto ha vinto l'anello qualche anno fa. Quindi la squadra che ho costruito è una squadra futuribile, è una squadra giovane, è una squadra piena di infortunati. Lowry, anche lui, ha avuto parecchi acciacchi. Brandon Roy, appunto, sempre infortunato. Sono sempre tutti infortunati. Ma ho tolto gli infortuni. La difficoltà, ovviamente, è Hall of Fame. 12 minuti a quarto. Le sliders sono quelle simulazione che sono fatte molto bene in NBA 2K11. Non c'è praticamente da toccare nulla. Io qua ho lasciato predefinito le prime due partite. Poi la prima partita che vedrete, che sarà il prossimo episodio contro i Boston Celtics, è simulazione. E tra l'altro useremo la palla ABA, quella degli Harlem Globetrotters per intenderci, utilizzando il codice Perispe. Io vi ringrazio, vi saluto. Ci vediamo a un prossimo video.